Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Location diversa dal solito, siamo ad Amsterdam, congresso europeo di urologia. Abbiamo incontrato un nostro paziente. 4 mesi fa Luigi ha effettuato un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente. Oggi è qui perché lui vive ad Amsterdam, ci racconta brevemente qual è stato il motivo che l'ha spinto a fare l'impianto della protesi e come si trova oggi con il device. Allora, buon pomeriggio ovviamente. Allora, la soluzione, il motivo che mi ha spinto a prendere questa scelta ovviamente con anche il pensiero del professor Antonini, ovvero quello di impiantare una protesi, è stato che praticamente più di un annetto fa mi è capitato un problema al pene, il quale mi ha portato una fibrosi ai corpi cavernosi. E da lì ho iniziato tutto un, diciamo, se così si può dire, un combattere con questa cosa. E con tanti vari, diciamo, all'inizio ho combattuto questa cosa da solo, e col lato psicologico ovviamente che, diciamo, colpisce molto anche il lato psicologico ovviamente, come qualunque uomo potrebbe capire. E dopodiché ho iniziato a documentarmi praticamente, andare su internet a trovare una spiegazione, perché poi ero totalmente ignorante in materia, in quello che mi stava succedendo. E quindi ho preso questa scelta perché volevo far finire, diciamo, questo combattere con questo problema che mi è capitato. E dopodiché mi sono incominciato a informare online, a documentarmi sui vari modi che ci potevano essere che mi aiutassero a combattere questa, se così si può dire, malattia o patologia, come la vogliamo chiamare, che influisce sia psicologicamente sia emozionalmente in tutti i campi della persona. Dopodiché, e niente, sono arrivato che, guardando video dopo video, ho trovato il professore Antonini. Che ti è servita tutta questa comunicazione online, perché molte volte ci sono tante persone che mi dicono che esagero, però io credo che sia fondamentale comunicare, credo che sia molto molto importante far vedere, perché un ragazzo giovane come te, quanti anni hai? Ricordami? Io 28. 28 anni, con un problema importante che lo sta condizionando da un punto di vista emotivo, sociale, anche nei rapporti interpersonali con gli amici, con la moglie, in famiglia, abbia bisogno di capire per fare un passo così importante, quindi dimostrare che sappiamo fare, sappiamo risolvere questo problema, credo che sia molto importante. È servita questa cosa e dici oggi come stai fisicamente con la protesi e se si vede sta protesi soprattutto? Non si vede e non si sente. Allora, partiamo dal fatto che sto benissimo al 100%, meglio di come stavo prima che effettuavo l'intervento, prima che facessi l'intervento col professore. E ritornando a prima, ho preso questa scelta per mettere fine una volta e per tutto a questo problema. E ritorniamo di nuovo al discorso dello stress emotivo, della paura e della fibrosi, esatto, che ci avevi. Esatto, questo ha portato, come diceva il professore, tanti problemi sia emozionali e di tutta la persona. Dice come stai? Dice come stai? Allora, io sto bene, sto benissimo dopo l'intervento, ho recuperato molto velocemente. Diciamo, fisicamente sono sempre stato bene, fin dal primo giorno dopo l'intervento. Solo qualche dolore dovuto ovviamente all'intervento, ma pur sempre normale, ma che è possibile comunque tenere a bada con i antidolorifici o comunque farmaci. E poi il recupero è stato molto, come dire, giorno dopo giorno vedevo un recuperare parlando del dolore, comunque di questi dolori che avvertivo, un dolore nel generale. La qualità molto dei tuoi rapporti com'è? La qualità dei rapporti sessuali? La migliore che abbia mai potuto avere sino ad oggi, quindi seppur naturalmente, lo devo dire, anche naturalmente, che non ho mai, anche sin quando non avevo questo problema, diciamo ad oggi credo che sia meglio ora che prima, nonostante non avessi avuto un problema. Quindi diciamo che con la protesi si ha un rapporto migliore, senza pensieri, specialmente per chi ne ha, perché ha sofferto di disfunzione o comunque ha avuto a che fare con la disfunzione erettile. Niente, il rapporto è tutto è differente, molto senza pensiero, ripeto, senza problemi, perché basta attivare il dispositivo quando si vuole, si vede il tempo che si vuole. Si vede?
Assolutamente no, no, non si vede nulla. Hai detto una cosa, hai detto una cosa importante, quella che poi il nostro addetto alle relazioni con i pazienti, Enrico Gravina, dice sempre: la disfunzione erettile non è un problema, ma è un'opportunità, diventa un'opportunità per avere una nuova e brillante vita sessuale. E Luigi è qui a testimoniare questa cosa. E lo posso confermare. Io ringrazio Luigi, invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'indirizzo email in sovraimpressione. Un grande e forte abbraccio a Luigi, buona vita, un saluto da Amsterdam e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.